Buonasera a tutti voi, ben ritrovati con Firenze Capitale Speciale Elezioni. Vi stiamo presentando i candidati a sindaco alle prossime elezioni per il Comune di Firenze. L'ospite di questa sera è una donna, Laura Bernati, candidata a sindaco con il sostegno della lista Una città in comune. 36 anni, impiegata in un call center, la lista è stata definita una lista di fuori dei partiti, uomini e donne che si riconoscono in una sinistra appunto al di fuori dei partiti. Perché al di fuori dei partiti? Al di fuori dei partiti perché pensiamo che il vecchio modo di fare politica, quindi basato sulla delega a strutture che di fatto non rappresentano più nessuno, ma che sono assolutamente concentrate su se stesse, non funzioni più e abbia fallito, anzi totalmente. Pensiamo che la sinistra quindi debba essere ricostruita partendo dalla credibilità delle persone che si impegnano sul territorio. Quindi noi ci dichiariamo di sinistra senza problemi, al di là della trasversalità che adesso va Certo, tanto di moda. sì. Siamo di sinistra e pensiamo che la sinistra vada ricostruita, affrontando anche il momento della rappresentanza, però partendo come progetto più ampio, che vada oltre le elezioni e che parta dalle persone che si sono impegnate negli anni sul territorio per le battaglie per i beni comuni, per i diritti dei lavoratori, degli ultimi, per tutto quello per cui ci avete trovato in piazza in questi anni. Allora, com'è nata questa lista? Questa lista è nata con un percorso lungo di 6 mesi, che è iniziato mettendo insieme le realtà di base sul territorio, le realtà più organizzate a livello politico, quindi c'era Alba per un'altra città, Azione Civile e alcune persone appartenenti a spazi liberati. C'è stato un percorso lungo con delle assemblee cittadine pubbliche, in cui abbiamo avvicinato persone nuove che erano stanche della politica tradizionale, che però volevano impegnarsi, quindi si sono sentite ispirate, diciamo, da questo modo nuovo di fare politica, quello che era una lista di cittadinanza. Quindi politica, ma fuori dai partiti, partendo dai temi concreti e dalle esigenze delle persone. Abbiamo provato a costruire un fronte ampio con i partiti a sinistra del PD, naturalmente, quindi SEL e Rifondazione, e abbiamo però dovuto prendere atto che questo fronte ampio, quindi questa coalizione, non era possibile perché le esigenze dei partiti erano diverse da quelle di una lista di cittadinanza. Nel senso che i partiti avevano comunque la voglia di essere liberi eventualmente di prendere voti o comunque di guardare al PD, hanno comunque questo colosso come riferimento, mentre noi come lista di cittadinanza vogliamo rivolgersi a sinistra e soprattutto vogliamo riportare a votare le persone che hanno smesso, perché appunto Beh, sono questo è un deluse. obiettivo Sì. grande, un obiettivo grande. Allora, e che cosa contestate all'attuale amministrazione uscente che ha ricandidato Nardella, Dario Nardella? Contestiamo in tutti i campi e su tutti i temi fondamentalmente di non partire dai bisogni e dalle esigenze delle persone, quindi di partire dagli interessi dei grandi centri di potere che di fatto governano questa città, quindi che ci sia il centro-sinistra, ma anche nel caso di centrodestra, gli interessi che verrebbero tenuti, diciamo, sul palmo di mano, quindi quelli a cui dare attenzione sarebbero comunque gli stessi. Quindi noi vogliamo ripartire invece dai cittadini, dalle esigenze dei cittadini, dal non sprecare risorse pubbliche importanti in grandi opere inutili come quelle previste a Firenze, ma metterle a disposizione per creare una città che sia accogliente e che dia risposte a tutti i bisogni più di base delle persone. Ecco, bisogni di base, secondo voi, quali sono i reali bisogni di questa città? Questa città ha bisogno di avere delle case a disposizione. Una città come Firenze non può permettersi di avere delle persone che vivono in strada e avere dall'altra parte degli edifici sfitti, quindi una casa per ogni persona, non case E come vuote. si raggiunge però un obiettivo di questo genere? Un obiettivo di questo genere si raggiunge con un censimento degli edifici sfitti, che di fatto già c'è, da degli accordi che il comune può mettere in atto con i proprietari di questi edifici per fare da garante, perché sappiamo benissimo che la popolazione adesso è piuttosto frantumata, c'è una mancanza di lavoro, quindi le garanzie non possono essere date quando si affitta una casa. Però se il comune fa da garante con i proprietari privati e si pone come intermediario per dare una risposta a queste persone, si può fare. Si può fare, ecco. Andiamo avanti, altri bisogni essenziali. Altri bisogni che poi partono sempre dagli edifici sfitti, Certo. sono quelli degli spazi socialmente utili, quindi costruire degli spazi comuni sia per quanto riguarda l'abitazione ma anche per quanto riguarda il lavoro, quindi il co-working, quindi degli spazi gestiti in modo comunitario che offrano una possibilità di confronto, quindi una città che non sia un centro, diciamo cartolina, un centro vetrina da cui gli abitanti vengono esclusi e confinati nelle periferie, ma una città in cui ogni quartiere abbia la propria dignità, in cui ci siano gli spazi per incontrarsi, in cui le persone possono vivere dignitosamente, lavorare dignitosamente con i diritti garantiti, in cui il comune faccia da garante della
di un vivere migliore per tutte le persone. Ecco, la questione centro-periferia, ecco, secondo lei c'è troppa differenza? Sì, decisamente c'è troppa differenza perché appunto abbiamo un centro che ormai si è ridotto a una sfilata di negozi grandi marche e una periferia completamente svuotata di tutti quelli che sono gli spazi sociali in cui spesso sono costretti a rifugiarsi i piccoli artigiani, i piccoli commercianti, quelli che riescono a sopravvivere in questa situazione difficile e senza avere di fatto la possibilità di esprimersi, di avere dei finanziamenti, mentre noi crediamo che il centro debba ritornare anche dei piccoli commercianti, debba ritornare anche dei cittadini e delle cittadine, non soltanto dei turisti. Quindi un centro vivibile, un centro in cui la mobilità arrivi, quindi non un centro chiuso al mezzo pubblico, ma in cui si possa accedere sia per chi lavora, ma anche che per chi vuole andare a usufruire delle bellezze di Firenze. Certo, secondo lei c'è un problema di sicurezza a Firenze? Il problema di sicurezza a Firenze, si ha quando si svuotano i quartieri, quando si, creano dei quartieri dormitorio, invece che tenerli aperti con le piccole attività di prossimità, l'economia appunto di vicinato è una cosa in cui noi molto, crediamo molto, quindi nell'avere in ogni quartiere, in ogni strada, il piccolo negozio piuttosto che la farmacia, piuttosto che usato in modo errato questo, chiaramente, come mi hanno già fatto notare, comunque diciamo un quartiere in cui ci sono siano tutte le attività in cui le persone e gli anziani, che sono la popolazione, il punto forte, diciamo, la popolazione fiorentina, possano uscire di casa e trovare tutto quello che gli serve a portata di mano, senza bisogno di ricorrere agli immensi centri Ecco, commerciali. e secondo lei il comune può intervenire in questo Sì, perché senso? comunque le licenze le dà il comune, quindi si può Certo. decidere, se lasciare una via completamente, vuota con spazi disabitati oppure se in quel luogo scegliere di investire mettendo appunto un panettiere, un macellaio, un negozio, di alimentari, un piccolo artigiano, che è comunque il piccolo artigianato e il commercio tipico fiorentino va valorizzato e va riportato in tutta la città. Allora, parliamo della questione invece io volevo parlare di servizi e infrastrutture. Ecco, queste grandi opere che si propongono per Firenze, voi condividete questi progetti, li ritenete utili? Parlo delle tranvie come dell'alta velocità. Quanto riguarda l'alta velocità è inutile in una città come Firenze, perché appunto l'alta velocità passa a Firenze da 25 anni. Il progetto del sottoattraversamento è un progetto che non riguarda la mobilità delle persone, ma riguarda la mobilità dei soldi, di grandi centri di potere, come al solito. Quindi fare 7 km di tunnel sotto la città di Firenze, con quello che comporta a livello di, oltre che di spreco di risorse pubbliche, ma di danni per l'ambiente, è un progetto assolutamente folle. Quindi su quello siamo assolutamente contrari. Anche per cui a quello poi è legata il grande centro commerciale della stazione Foster, quindi anche lì il creare una struttura immensa, su In cui quella zona di investire, Firenze, esatto, già abbastanza certo. congestionata. Per quanto riguarda la tranvia, invece la mobilità in generale, riteniamo che vada fatto un piano di mobilità, integrato, quindi ferro-gomma, partire dalle strutture che ci sono, dalle 7 stazioni esistenti sul territorio, dal trasporto pubblico che già esiste e intervenire con le grandi opere nelle zone non raggiunte, interpretate anche in un'ottica di città Ad metropolitana, quindi non solo il esempio. centro. Ad esempio, se noi è inutile far convergere tutte quante le linee verso il centro, un esempio banale di mobilità cittadina, è inutile che tutti debbano passare dalla stazione. Immaginiamoci una mobilità circolare, per cui chi deve andare non so, da Fiesole fino a Careggi, è inutile che passi dalla stazione e poi arrivi a Careggi. Quindi immaginiamoci delle linee circolari per quanto riguarda la mobilità. Per quanto riguarda la tranvia, andiamo avanti con quello che serve, quindi ad esempio la linea 2. Rivalutiamo però la linea 3, o almeno rivalutiamo il percorso della linea 3, perché appunto immobilizzare la zona dello statuto con quello che è il percorso attuale previsto, quindi con il taglio di tutti gli alberi e con il creare una strada unica appunto dallo statuto per la tranvia, immobilizzando di fatto e congestionando il traffico di quella zona, è qualcosa che va contro l'interesse dei cittadini. Allora, invece per quanto riguarda sempre nel settore dei servizi, guardando ai servizi essenziali anche per le donne, per chi ha famiglia, ecco, secondo lei dove bisognerebbe intervenire? Allora, anche qui il problema della casa è È comunque centrale. fondamentale, perché come ci diceva appunto il Movimento Lotta per la Casa, che comunque sul territorio è presente su questo tema, tante sono le donne che rimangono senza lavoro con dei figli a carico che si trovano a non avere una casa. È una nuova tipologia, perché appunto quelli senza casa non sono soltanto quelli che ci immaginavamo una volta, veramente come chi non lavora, chi non ha. Ormai le categorie che messe in difficoltà dalla crisi sono tantissime, sono le persone che abbiamo accanto, che perdono il lavoro e
e si trovano, e che hanno magari una pensione minima e si trovano a non poter più pagare un affitto. Quindi a quelle persone va data una risposta. Oltre a questo va intensificato per quanto riguarda i centri che ci sono a Firenze, come appunto Artemisia, o comunque centri che vanno incontro alle esigenze delle donne, nel senso di centri antiviolenza, centri di difesa, di protezione, ma anche centri che aiutano le donne appunto a uscire da un clima spesso che le soffoca, quindi dal maschilismo imperante e anche dalla violenza che purtroppo è sempre più frequente tra le mura domestiche. Certo. Allora le faccio una domanda, a livello invece di cultura, secondo lei Firenze, che è un po' un simbolo della cultura, si può fare di più? Sì, si può fare di più perché dobbiamo, la cultura Firenze deve essere messa a disposizione dei cittadini, deve essere lo strumento di emancipazione delle persone che vivono a Firenze, che ci lavorano e che ci studiano, perché anche chi ci studia, non dimentichiamolo, ci sono 50.000 studenti Certo, universitari che vivono a certo. Firenze. E quindi dobbiamo utilizzare quello che è Firenze non come vetrina, appunto, non come strutturata in modo da accogliere i turisti che arrivano, consumano e se ne vanno, ma in modo da rendere veramente viva questa città. Noi pensiamo a delle piazze aperte tutte le settimane in cui si possa fare musica, in cui si possano fare laboratori, in cui tutte le persone, i bambini, le famiglie possano accedere e possano trovare un proprio punto di contatto e di confronto. È questo che rende una città sicura, una città viva. Certo. Allora, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma ci sarà un'altra occasione per riparlare con Laura Bennati. Allora, vi ricordo che Laura Bennati è la candidata a sindaco per il Comune di Firenze con il sostegno della lista Una città in comune. Grazie di essere stata con noi, grazie a voi per l'attenzione e buona serata.